Amici 2018, quarta puntata serale. Ventura contro Parisi. Brian in lacrime. Nella puntata del 28 aprile di Amici 2018 si torna a parlare delle minacce ricevute sul web da Heather Parisi e dell'uso più o meno legittimo dell'autotune da parte di Biondo. Inaspettata invece la reazione di Brian, che scoppia in lacrime prima di una prova, perché convinto di non piacere al pubblico. Ecco le frasi più importanti della serata. La quarta puntata del serale di Amici si apre con il caso Biondo. Maria De Filippi fa un breve riassunto di quanto accaduto la scorsa settimana e mostra anche una lettera inviata dall'ANSA dalla madre del rapper. Poco dopo entra Biondo, che ribadisce alla Parisi di non volere come fan persone che fanno minacce di morte. Ed ecco che la ballerina si lancia in un tentativo di riconciliazione dicendo: Simone, non è colpa tua. E spiega che i presunti like messi sul web da lei stessa su commenti che parlano male di Biondo sono fake, ma che comunque le minacce di morte ancora continuano. Simona Ventura non resiste a dire la sua e attacca la Parisi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Amici 2018, Simona Ventura accusa Heather Parisi di aver dato inizio al Biondo Gate. Dure le parole della Ventura nei confronti di Heather, che accusa di essere promotrice di tutta la faccenda ed esclama: Partiamo dal dato incontrovertibile che tutto questo immenso casino lo hai iniziato tu. Hai detto che istigo alla violenza perché ascolto Biondo in macchina. Simona è un fiume in piena e racconta di aver postato un video su Instagram in cui ascolta Déjà Vu di Biondo e di come è stata attaccata da Heather, che l'ha accusata di fomentare le polemiche legate al Biondo Gate. L'avventura chiede alla Parisi di mostrare la sua vera faccia e termina il suo intervento con le parole: Heather, posa il fiasco. La ballerina preferisce non rispondere e decide di dedicarsi al suo compito di giudice. Sul tema dell'autotune, Maria De Filippi, dopo l'esibizione di Stefano De Martino, che mostra con una canzone la differenza tra usarlo o meno, chiede a Fedez, in collegamento da Los Angeles, di esprimere la sua opinione. Poi passa la palla ai professori. Vince la maggioranza e quindi Biondo può usare l'autotune. Adesso comincia la puntata. Amici 2018, le due squadre si esibiscono con Alessandro Moroso ed Emma Marone, ospiti della puntata Colors e Fogli Facchinetti. La sfida inizia con l'esibizione della squadra blu, insieme ad Alessandra Moroso, sulle note di Immobile e Comunque Andare, e quella della squadra bianca, che si esibisce insieme ad Emma Marone, su Calore e Amami. I professori della commissione interna ammettono alla seconda fase i cantanti Einar e Carmen e i ballerini Brian e Lauren. Bloccato invece il cantante Matteo da Ruby e Zerbi. La squadra bianca invece è interamente ammessa al serale. Nel corso della serata la squadra bianca si aggiudica 4 prove, quella blu 3, ma sono tanti i momenti di grande intensità musicale, come il duetto della cantante Carmen con i Colors e Fogli Facchinetti. Colpisce invece il momento di sconforto del ballerino Brian, che scoppia in lacrime prima dell'annuncio della prova, convinto di non piacere al pubblico. Emma Marone lo incoraggia e lo invita a non buttarsi giù e a essere sempre sorridente. Vince la puntata Irama, nessuno eliminato. Il televoto lampo manda nella fase finale della quarta puntata del serale 3 concorrenti della squadra vincitrice. I telespettatori scelgono Emma, Irama e Biondo, ma vince ancora una volta Irama, che però non può salvare nessuno. Mentre Luca Tommasini salva Laureen. Tutti gli altri sono a rischio eliminazione, ma come accaduto nella puntata scorsa,
anche questa volta i professori decidono di salvare tutti i concorrenti e di non eliminare nessuno. Secondo voi le accuse dell'avventura nei confronti di Heather sono fondate? E cosa ne pensate delle lacrime di Brian? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.